segnato tutto quello che sta, ma sono pronto a giocarmici la macchina, perché lui ha una specie di cilindro di trucchi teatrali che affondano le radici. Allora, questo grandissimo attore, questo grandissimo, una serie di altre cose che non posso dirvi in questa sede, credo che stasera sia chiamato a vivere un'emozione molto forte, molto difficile, perché insomma il rapporto con zio Olimpia non è un rapporto zio-nipote, diciamo la verità, Oscar. Ma si sente, sì? Sì, funziona. Dunque, io come gran parte dei 58 anni sono nato in casa, no? Non è che se nasce lì da casa. Quando io nacqui, la prima a prendermi in braccio è stata zio Olimpia. Poi è stata la prima a portarmi al Teatro 2000 e mi ha fatto debuttare con Beniamino Maggi e roba là. La prima dietro comunque il consiglio di mia mamma, che pure era una discreta attrice, Maria Di Mai, mi portarono al San Nazaro. E di conseguenza sono talmente tanti gli aneddoti e avessero a fare la compagnia stabile. Solo per gli aneddoti di Zio Olimpia, per me è stata una seconda mamma, e come diceva giustamente Caterina, e ci ha insegnato più l'amore per il teatro, l'educazione. Infatti gli amici che sono venuti, tu lo era commosso mentre parlava, perché si ricorda di Olimpia mica, oltre alla grande attrice Anna Maria, tale e quale Caterina, non ne parlava proprio, si passava vicino a mia casa, tremavi di cosce perché diceva delle cose di su. Alessandra, non ne parliamo proprio, Alessandra è nata a casa mia. Marzia ne parlava proprio. Scusami un attimo Ale, non ti avevo visto, scusami, salutate un applauso a Alessandra Borrelli che non avevo visto nel buio, perdonami Ale. Oggi un ringraziamento finale a sera, ci dobbiamo fare un cenno con la testa, che c'era la scena che curvava un po' all'interno e ci facevamo dei gesti. Zio Olimpia ha continuato la tradizione dopo di me, perché mia figlia, l'unica figlia che tengo, Marzia, se ne è cresciuta zio Olimpia, quindi Marzia teneva 4 anni e a casa faceva, a parte Caterina, essa faceva rete in tenda in due salotto, e facevo tutte le battute che diceva Caterina all'epoca, invece e zio Olimpia paura a Dio aveva fatto da grande attrice diventava clacchero. Basta così? Ma comunque non lo so, io ti lascio, a te ti lascio libero di fare. Sono andato per fare la gente, per fare zio Olimpia mi ammazzo, dai, mi scappa a chiacchiere e fuori luogo. Va bene, e allora non ti voglio Thank you.
C'eravamo tanto amati per un anno e forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo per fare la combinazione, perché insieme riparammo per la pioggia in un porto. Elegante nel suo velo, con un bianco cappellino. Dolci gli occhi miei di cielo, sempre dolce il mio visì. Che stessa taglia. Perché? Non è possibile, figlia, sempre dolce il mio visì. E a rosto visì, esce tu questo mallone. Se leva, non lo so, non è possibile, ma trovo un rimedio, un qualche cosa. Ma vorremmo che mi fa, che pudding mi fa, vabbè ho trovato, va, facciamo una cosa, va, tacca la valetta. E perché mangia la spalletta? Sì, è meglio che la valetta calata, che così si crea anche questa suspense. Eh? Suspense, insomma, con il pubblico non sa parlare sotto che cosa esce, capito? No? Quando può tarsi la valetta, chi te ne ha coraggio di rimanere in sala, rimane, se no se non vuole essere là. Non mantieni il voto che hai fatto alla Madonna di far sposare tuo figlio con la maestrina, ma tu sbagli assai. Che femmina sei tu? Ma come ti permetti di andare a chiesa, ti sbattere in pietra? Ma sai, camaranno se figlio d'allora, Gesù Cristo ti castiga! Faccio andare a scrivere questa lettera! Chiama chi è, ti dava? È la foca. Che da fa questi fuoco? No, stesse cose che mi dice proprio così, capi? Scrivici, voi mamma sta venendo proprio buono. Perciò, cara cagliazzata, che tu la fa? Fa sposa subito e ti guardi perché si vanno la mente. E tu la fai sposare, capito? E si dammi il capo un parole, sta facendo il pizzo, che mi fai? Il pizzo, il letto, il fuoco, ma che andiamo a me. Perché se no passerai un cuofano di guai. Un cuofano è poco, un cuofano è sport, i guai a bavarò. Non sa parlare, manca se ha visto. Saci niente, ma non finito. Non sa parlare, è felice. Non è venuto ancora. Non ti preoccupare, figlia mia, ma che bene felice, mi faccio qualcosa, i soldi, è così, accattamolo poco e non abbia mangiato. Già ci pensa tanto a dire isso, scusa, abbia pazienza. Ma no, tiene, fa ammassare. Massaia! E lascia crescere, che segna di salute. Qui a proposito di pesca, poco fa è venuto un giacchino, con padrone di casa. Dammelo sto, mo su, dammelo. Ma che te su, pesca, chi è lui che sta a piazzare i cazzettini? Ecco, ma ripiazza i cazzettini con lui. L'uomo di gnamma. Ma sei sicuro? Come non... Mamma mia, pesca, ya! Ui! Ma muore fa, ma che non fa avere l'uovo a nazza a quel non si può parlare, non si può riuscire a due parole. Dici, la vita sa da pigliare come venga. Cioè, io sono scemo, secondo te. La vita va a pigliare come va. La pigli come venga, solo che a me viene sempre una chiave. Guarda la combinazione.